Abbiamo chiuso un 2021 di record per le esportazioni, no? Quindi possiamo essere soddisfatti, record anche nel settore agroalimentare. Quindi ci racconti un po' di quello che è successo il 21 e soprattutto il test a croce che abbiamo fatto all'inizio della puntata e dire cosa accade ora, perché il Covid lo abbiamo un po' assorbito, ma adesso c'è il conflitto che ci preoccupa un po'. Prego Di Stefano. Buongiorno a tutti, intanto mi fa piacere incontrarvi, Ritornare, perché lei è già tornare stato qui, con noi, quindi. sì, ma poi anche poter ascoltare le testimonianze di alcuni imprenditori con i quali in realtà il mio rapporto è costante, nel senso che da anni ormai riconvochiamo i tavoli con le associazioni di categoria ogni 6 mesi per aggiornarci un po' sugli strumenti che abbiamo creato. 2021 è stato un po' un anno di rilancio per certi aspetti per l'export, perché dopo la flessione dell'economia mondiale dovuta alla pandemia abbiamo assistito a un vero e proprio boom per l'Italia sicuramente. I dati per come sono non mentono, nel senso che abbiamo fatto un export storico con 516 miliardi di euro. Che è un aumento non solo del 18% rispetto al 20, dove c'è la pandemia, quindi potrebbe essere, sai, magari un dato relativo, ma anche del 7,5 rispetto al 19, che era l'anno del boom italiano di export. I risultati che abbiamo raggiunto chiaramente sono merito di tanti fattori, e non sarebbe corretto dire che è merito nostro in valore assoluto, nel senso che il 2020-21 ci ha visto sicuramente nel contesto europeo approvare il Next Generation EU, di cui l'Italia è il primo paese beneficiario, grazie all'opera di cui il presidente Conte all'epoca ci ha dato con oltre 200 miliardi di quota italiana. E per quanto abbiamo fatto in Farnesina, invece, sicuramente la manovra, che era già in realtà stata pensata prima della pandemia, di unire la materia dell'internazionalizzazione dal MISE al MAICI, ci ha permesso di dare un'interfaccia unica alle aziende con la rete diplomatico-consolare, ma soprattutto, visto che si parla spesso di semplificazione, ci ha permesso di fare in house tutte le modifiche che ci servivano e quindi nel giro di pochi giorni si poteva modificare cose che in genere ci avremmo messo magari mesi se non anni. Questo ci ha portato a creare il famoso ormai patto per l'export che ci dà oggi un bilancio concreto con numeri che vi dicevo. Noi abbiamo stanziato in un anno 5,7 miliardi di euro di risorse che hanno portato appunto sicuramente un aiuto concreto alle aziende che volevano internazionalizzarsi. Poi chiaramente io parlo di internazionalizzazione. I valori, la domanda interna e quant'altro sappiamo essere ancora in crisi e non è semplice sicuramente risollevarli, però Certo. sull'internazionalizzazione i dati sono concreti. E chiaramente ora andiamo a quello che lei mi stava chiedendo, cioè oggi stiamo vivendo purtroppo una nuova crisi legata alla guerra, legata anche a qualcosa che ci portavamo già dalla pandemia, ovvero la strozzatura delle catene globali di approvvigionamento, i semilavorati, i semiconduttori e quindi i microchip, le rotte dei noli marittimi, i costi dei container da 4.000 euro a 10.000 euro, spese non sostenibili spesso per le aziende. E a questo si aggiunge ora i costi dell'energia, che non sono un fenomeno legato soltanto alla guerra, perché già si stavano apprezzando prima, ma che questo va a esacerbare sicuramente. In più, la logistica, perché prima avevamo delle strozzature, ora abbiamo delle vere e proprie interruzioni di tratta legate alla grande fetta euroasiatica che chiaramente viene coinvolta dal conflitto. E su questo si sta lavorando in che modo? Vi dico a spot alcune cose. Abbiamo creato un'unità di crisi per le aziende coinvolte proprio nei problemi legati alla guerra che stiamo vivendo. Quindi trovate sul sito della Farnesina tutti i riferimenti per poter contattare questa unità di crisi che H24 cerca di aiutare appunto le aziende coinvolte. Questo è molto Dopodiché, interessante, no? Per le aziende. assolutamente, perché hanno un riferimento diciamo puntuale ed esperto che si occupa di loro. Poi abbiamo avviato queste consultazioni con tutte le associazioni di categoria per farci dare un po' anche il loro punto di vista su cosa andasse fatto. Quello che abbiamo deciso è di avviare un nuovo pacchetto sul fondo del 9481 di Simest, specificatamente per le aziende con oltre il 20% di esportazione verso Russia, Ucraina e Bielorussia. Quindi diciamo che quei fondi che sempre abbiamo utilizzato per sostenere le imprese, ora li abbiamo riservati a chi aveva dell'export in quei paesi. E
E questo sicuramente ci permetterà anche di dare una tantum alle aziende, perché c'è anche la quota di patrimonializzazione, grazie anche al fatto che l'Europa ha di nuovo messo mano alla materia degli aiuti di Stato e fino al 31 dicembre abbiamo di nuovo un temporary framework che ci permette di... L'Europa quindi ci può venire incontro, Di Stefano? Sempre con fondi nazionali, l'Europa ci allenta le maglie, diciamo, dell'aiuto di Stato, noi ne possiamo dare fino a 400.000 euro a fondo perduto alle aziende che richiedono un fondo, un grant sul 3481, un po' come facemmo durante la pandemia. Con la prima ondata, esatto. Allora, invece, sui fondi del PNRR c'è qualcosa che il vostro ministero, su cui il vostro ministero può in qualche modo, no, sostenere? Perché credo che in questo momento quello che è in ballo non è tanto l'Ucraina, che è il cosiddetto pomo d'Adamo, è in ballo il nuovo equilibrio geopolitico, certo, dove chiaramente ci sono dei nuovi poli di interesse che hanno preso l'Europa al centro di una guerra, perché lei ha raccontato dei noli, delle materie prime, diciamo che è l'apice di una tensione commerciale che poi sta diventando anche politica e geopolitica, che però, come dice lei, già dall'ultimo trimestre del 21 si era fatto sentire. Il mondo dell'automotive, non arrivavano i semiconduttori, non arrivavano i microchips, noli che sono schizzati da 2 a 12 mila dollari, quindi anche scarsità di noli, cioè scarsità di container che partivano dal mondo asiatico. Sicuramente questo equilibrio geopolitico non lo decide l'Italia. Noi siamo una piccola pedina, possiamo interferire, possiamo interagire, influenzare, però è chiaro che l'Europa è un po' fra i due fuochi, no? L'America, l'Asia, la Russia, eccetera. Allora, su questo ci giochiamo un po' il futuro delle nostre aziende, che come lei ha detto, per la maggior parte, ce l'ha detto anche l'assessore Benvenuto, sono piccole e medie, che si sono attrezzate durante il Covid, si sono, come dire, la creatività non manca agli italiani, per cui Marcantonini ha pigiato sull'acceleratore, è andato in Germania, ha venduto il suo primo impianto, no. Settimi ha iniziato a vendere. Marcantonini ha una domanda. Come? Marcantonini ha una domanda. Marcantonini ha una domanda. Facciamo la domanda di Marcantonini. Prego. Che è attinente. Noi esportiamo chiaramente, insomma, e molto spesso tramite container. Allora, per contratti presi abbiamo avuto delle situazioni, perché abbiamo un lead time molto lungo, quindi contratti presi un anno e mezzo fa o un anno fa, avevamo compreso il trasporto come facevamo sempre fino a qualche tempo fa, e per un trasporto, per esempio, nella costa ovest degli Stati Uniti spendevamo 6 o 7 mila dollari. Oggi ne spendiamo 20 mila. Siamo in contestazione con un'azienda cliente a cui abbiamo chiesto di partecipare alle spese in più per il trasporto, perché in questo caso l'impianto è 52 container, che moltiplicato per i 12-13 mila, diciamo, della differenza tra quello che avevamo a contratto e quello che ci costa adesso, è una somma vicino ai 500-600 mila euro. Allora, la mia domanda è: come per l'Ucraina e per insomma, i fatti della guerra, per queste cose, c'è in intenzione del governo di dare una mano agli imprenditori? Perché queste sono quelle classiche cause di forza maggiore che però sarà difficilissimo da trattare. Cioè, noi immaginiamo che in questo caso perderemo in una commessa da 3 milioni e 500-600 mila euro di trasporto netti, così. E non è, Stefano, non è... bisogna prevedere un fondo anche per... Questa è una materia che abbiamo trattato molto in realtà, ma che ha una sua vulnerabilità in una semplice cosa. Purtroppo sul trasporto di container c'è un oligopolio ben preciso che conoscete bene, l'unica azienda, abbiamo soltanto un'azienda italiana sostanzialmente,
poi in Nord Europa la fa da padrona con altre tre aziende sostanzialmente, per poi affidarci soltanto a trasportatori stranieri che fanno costantemente cartello. Io qua vorrei dire una cosa, questo fenomeno data prima ondata di Covid è sostanzialmente è un fenomeno quasi di cartello tra le aziende trasportatrici, motivo per il quale noi ci siamo affidati anche alla nostra rappresentanza a Bruxelles per portare il tema alla Commissione Europea e soprattutto in alcuni casi, come ha fatto ad esempio la Francia, però perché la Francia aveva appunto un carrier locale, c'è stata un'interlocuzione tra il governo e il carrier specifico. Sulle compensazioni mi piacerebbe poterle dire di sì, ma questo non è un fenomeno che ha una attinenza diretta con una, diciamo, una causa di forza maggiore in senso stretto. Lo dico perché? Perché l'Unione Europea permette aiuti alle imprese, quindi aiuti di Stato, quando c'è, quindi le deroghe, quando c'è un nesso causale, diciamo, con un'azione precisa. Lo so che può sembrare un tecnicismo, ma è il motivo per il quale si può erogare fondi. Noi il 394, infatti, il fondo di Siemens che tutti conoscete, immagino, lo abbiamo potuto erogare con il fondo perduto fino al 40% sia durante la pandemia che adesso, perché la pandemia fu riconosciuta come, diciamo, una causa di forza maggiore e anche adesso la guerra sostanzialmente. Quindi noi sui fondi che abbiamo riaperto abbiamo tutti i temi che hanno a che fare con l'internazionalizzazione, ma il costo dei container non rientra tra questi, ad esempio, perché tecnicamente non è fattibile per noi. Chiaro. È ovvio che però tra tutti i progetti che abbiamo, essendoci anche la patrimonializzazione, è chiaro che le aziende possono comunque trovare quota di ristoro lì. Poi chiaramente c'è l'attività che deve fare il MISE e il MEF. Noi abbiamo proposto, ma questa è una roba partitica chiaramente, con il Movimento 5 Stelle abbiamo chiesto al Presidente Draghi un nuovo spostamento di bilancio per dare degli aiuti, diciamo, indipendentemente dall'internazionalizzazione alle imprese che stanno subendo dei costi maggiorati. Di Stefano, io tornerei da Di Stefano, che so che poi ci deve lasciare. Allora, Di Stefano, abbiamo già qualche dato del primo trimestre 22 sull'export italiano? Sì, abbiamo ottimi dati perché sia gennaio che febbraio sono stati in crescita. A febbraio sono in crescita del 19% rispetto al mese precedente. E devo dire che anche l'import è cresciuto molto, il che per un paese manifatturiero come l'Italia non è un dato negativo, sì, vuol dire che si sta sviluppando produzione di prodotto. È chiaro che ora sarà interessante andare a guardare i dati Istat di marzo, che sono stati in produzione con la guerra in Ucraina, quindi siamo lì in attesa. Però i dati sono positivi e questo è sicuramente importante. Se posso aggiungere su quello che avete detto relativamente al digitale, noi siamo un paese strano da questo punto di vista, perché abbiamo una fortissima spinta, specialmente negli ultimi anni, lato imprese e pubblica amministrazione, ma siamo soltanto il 20° paese in Europa per dotazione e gestione di capitale digitale, il che è drammatico se pensiamo anche a quello che voi stessi avete detto, che è il commercio che sta spostando tutto sul digitale. Nel 2020, anno della pandemia, il 25% del trade globale si è mosso sulle catene digitali. E in più il dato preoccupante per il futuro, sul quale si sta lavorando come governo per cercare di favorire l'accesso dei giovani alle materie digitali, è che per competenze digitali siamo in assoluto i peggiori in Europa. Abbiamo soltanto come competenze digitali avanzate nella fascia 16-74 anni il 22% della popolazione, la media europea va oltre il 30%. Questo chiaramente ci potrebbe far perdere un treno per il futuro e bisogna lavorare su questo. Quindi dobbiamo indirizzare anche gli studi. Gli studi e gli imprenditori. Noi su questo abbiamo fatto un po' di progetti, non dico soltanto spot dei titoli. Uno importantissimo, perché è un aiuto concreto alle aziende, il portale export.gov.it, al cui interno abbiamo sviluppato un progetto di business matching con un cassa depositi e prestiti che è già operativo su India, Cina e Giappone, dove un AI fa il match tra le aziende importatrici e le esportatrici, quindi è bilaterale, e suggerisce addirittura all'imprenditore
il tipo di matching da fare, su che tipo di prodotto, e organizza addirittura il meeting sulla piattaforma stessa con l'interpretariato. Questo è tutto disponibile, tutto gratuito. Vi invito a proposito a registrare le aziende sul portale di export.gov, perché lì c'erano tutti questi strumenti. E poi il Digital Temporary Export Manager, che è andato a ruba perché aveva una dotazione fino a 20.000 euro a imprenditore e il bando nostro si è già chiuso. C'è anche il bonus per l'export digitale invece di Invitalia, che è ancora aperto. Tutto ciò è creato proprio per creare consapevolezza digitale, oltre a una cosa molto importante, che è la Smart Export Academy, che è un progetto che abbiamo fatto con la CRUI, quindi con le università italiane, che è proprio per fare formazione degli imprenditori, e c'è spazio fino a 20.000 micro e piccole e medie imprese, e quindi i professionisti proprio che andiamo a formare, e su questo si è fatto tanto, perché sono sostanzialmente dei corsi accademici con le migliori business school italiane, totalmente gratuiti per la digitalizzazione e l'export digitale. Oltre a tutti i pacchetti che abbiamo fatto di sostegno all'e-commerce, che sono uno dei pilastri del patto per l'export. Su questo però vi invito ad andare a guardare su export.gov.it, perché tutti questi progetti sono tutti listati sulla piattaforma. Dovevano essere assolutamente digitali e quindi online, altrimenti se dovevano arrivare via carta era un problema, no, sottosegretario? Allora, sorride con lei anche l'assessore, che saluto, Leonardo Marras. Che l'assessore... Io vi devo salutare a proposito, e quindi vi saluto già invece. Perfetto, la saluto, grazie a tutti, sottosegretario, buona giornata, buon lavoro. E alla prossima, grazie ancora. Saluto allora Leonardo Marras, che è l'assessore allo sviluppo economico della Regione Toscana. Buonasera.